pomeriggio, benvenuti da parte di Meraviglie Edizioni. Siamo non solo felici, ma anche direi un po' commossi dal fatto di vedervi o no, così numerosi. E quindi ci fa veramente molto molto piacere. Porto subito un saluto di benvenuto anche da parte di Edoardo Quadrelli, Archeo Books, la bellissima libreria che trovate all'ingresso del Civico Museo Archeologico, che ci accoglie questo pomeriggio qui nella sala conferenze del Museo Archeologico. E porto un saluto di benvenuto anche da parte dell'Associazione Italia Medievale, Maurizio Calì e altri rappresentanti dell'associazione che con noi hanno deciso di organizzare l'incontro di questo pomeriggio. L'incontro di questo pomeriggio che con un pizzico di presunzione possiamo dire essere la prima di Maledetta Serpe. Ci siamo, l'attesa è finita, è stata un po' lunga, però sono quasi certa che al termine converrete con me che ne sia valsa la pena di aspettare qualche anno. La maggior parte di voi conosce già, ha avuto modo di conoscere e apprezzare Luigi Badama Frigoli negli ultimi 3 anni. Per chi non conoscesse ancora Luigi Badama Frigoli, mi piace ricordare che è un giornalista, è milanese, ha una solida formazione umanistica alle spalle, ha una maturità classica, si è laureato in lettere moderne alla Statale di Milano con una tesi in storia economica e sociale del Medioevo, ha esordito nella sua carriera di giornalista come cronista per il quotidiano Il Giorno, per cui ha lavorato una decina d'anni. Attualmente lavora per un altro importante gruppo editoriale italiano e si occupa prevalentemente, correggimi se sbaglio, di esteri e di cronaca italiana. Ha pubblicato una serie di saggi, in particolare ai fini soprattutto anche di quello che ascolteremo fra poco. Ci piace ricordare quello particolarmente corposo e molto documentato che Luigi Badama Frigoli nel 2007 ha dedicato alla figura di Bernabò Visconti nelle novelle e nelle leggende del 300, 400 e 500. Nel 2013 Luigi Badama Frigoli con Meraviglie Edizioni ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, La vipera e il diavolo. Romanzo d'esordio che soprattutto col passaparola ha veramente scalato le classifiche, ha conquistato migliaia di lettori, voi siete sicuramente tra questi. Dopo 3 anni arriviamo al seguito, all'atteso seguito, Maledetta Serpe, di cui fra poco Luigi Badama Frigoli ci parlerà. Ma come è consuetudine dell'autore e anche di Meraviglie Edizioni, avrà cura di non svelarvi quasi nulla della trama, proprio per non guastare, diciamo, il piacere della scoperta. Seconda metà del 300, il romanzo arriva esattamente a 3 anni, Maledetta Serpe, dall'uscita della vipera e il diavolo, ma arriva anche in concomitanza di un anniversario molto particolare, il 630° anniversario della fondazione del Duomo di Milano. Fate mentalmente un veloce calcolo: 2016, 630 indietro, 1386, viene posata la prima pietra di quella che sarà poi la magnifica cattedrale della città di Milano. Il Duomo di Milano possiamo dire che è un coprotagonista della storia che ci racconta Luigi Badama Frigoli in Maledetta Serpe, coprotagonista assieme al suo fondatore, al fondatore del Duomo di Milano, e qui entriamo un pochino più nel merito.
la prima pagina, l'incipit del romanzo, ci porta a una decina d'anni dopo il 1386 e veniamo calati nella penombra proprio della fabbrica del Duomo. Qui non vado oltre e fra pochissimo cedo la parola con molto piacere a Luigi Malamafrigoli, che ovviamente ringrazio per la generosità con cui ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura. Vi auguro buon ascolto, cedo la parola a Maurizio Calì, che porta un saluto da parte di Italia Medievale. E buona visione e buon ascolto. Grazie a Elena. Lavorare dopo Elena è sempre impegnativo, perché bisogna avere una capacità fabulatrice pari alla sua, il che non è facile. Io non voglio rubare spazio a Luigi, che è un amico, anche noi avevamo presentato insieme a Meravigli La vipera e il diavolo, quindi siamo felici di essere qui anche oggi per il sequel, riconoscendo a quest'autore una grande capacità narrativa pur all'interno di un contesto storico a livello scientifico. Quindi non una narrativa di pura invenzione, ma una narrativa calata in un quadro di verità storiche che si ritrovano poi nei romanzi. Anche noi siamo felici di essere qui come Italia Medievale oggi. Anche noi organizziamo iniziative quali conferenze e visite guidate a Milano, quindi per chi ci conosce già è una ripetizione, per chi non ci conosce seguiteci sul nostro sito italiamedievale.org e scoprirete cosa facciamo anche noi per questa benedetta città che ha tanto medioevo, ma è così poco conosciuto e così poco promosso e valorizzato, che c'è bisogno dell'aiuto di tutti per farlo riscoprire e farlo conoscere. Buon ascolto e grazie a tutti. Dunque, ringrazio tutti, ringrazio anch'io, ringrazio voi, veramente, ringrazio chi ci ospita, Edoardo, Italia Medievale, eccetera, eccetera, e ringrazio, fatemelo dire, Meravigli, perché appunto per la fiducia, ancora una volta, riposto in dunque io parto dalla fine, diciamo, per chi ha seguito le presentazioni della Vipera e il Diavolo, chi ha letto la Vipera e il Diavolo sa che ho voluto cimentarmi con la scrittura creativa, con i romanzi, perché mi ero imbattuto per gli studi in una storia dal mio punto di vista molto affascinante, proprio per come ci viene tramandata dalle cronache e dalla storiografia, quella della famiglia Visconti, ma in particolare quella dell'ultimo scorcio del Trecento. Una storia che era, dal mio punto di vista, molto poco conosciuta, ma che dentro di sé aveva tutti quegli ingredienti che fanno un brodo letterario saporito. L'amore, l'odio, la guerra, la vendetta, gli intrighi. E mi sono innamorato di questi due personaggi, che sono parenti. Sono due Visconti e sono chiamati a governare a partire dal 1378 sullo stesso trono, dividendosi il potere, e sono Bernabò Visconti, che nella Bibbia del Diavolo, per intenderci, è il diavolo, perché le cronache ce lo raccontano spietato, crudele, bellicoso, contrapposto al nipote Gian Galeazzo, che ho voluto all'epoca metaforizzare con una vipera, ma non è che sono stato il primo. Poeti e detrattori lo appunto paragonavano alla vipera, giocando anche col simbolo del biscione visconteo, che era invece era giovane innanzitutto rispetto a Bernabò, quindi molto arrivista e soprattutto scaltro, astuto e molto molto ambizioso. La famiglia Visconti, che appunto si afferma a Milano alla fine del 200, per tutto il 300 era una famiglia molto numerosa, padri, figli, zii, cugini, si erano sempre spartiti il potere, riconoscendo un capo, ma comunque dividendosi i domini. Quando questi due signori salgono sul trono assieme, chiamati a governare assieme, entrambi iniziano a brigare nell'ombra per scalzare l'altro dal trono. Quindi mi sembrava interessante questa storia e ho voluto scriverne un romanzo
appunto questa lotta per il potere, questo scontro fratricida per lo scelto di Milano e di Lombardia. Finita la storia, diciamo, conclusasi lo scontro, la storia va avanti proprio cronologicamente, ma quello che accade dopo ha dentro tutti gli ingredienti, come quello che è accaduto prima, per proseguire, per romanzare appunto questa storia, perché c'è tutto quello che magari gli sceneggiatori o appunto chi deve farlo per lavoro, quello di inventare storie, si cervellerebbe per crearle. Qui invece basta leggersi le cronache, la storiografia, c'è tutto, e quindi ho deciso di proseguire, di andare avanti. E partiamo, quindi ovviamente non vi farò il libro parla di, ma cercherò di, come dire, dipingere l'idea che il vincitore di quello scontro, che questa è storia, è Gian Galeazzo Visconti, è la Vipera, lui vincendo questo scontro ha in mente un mosaico, e dalla vittoria contro lo zio inizia a mettere una serie di tessere appunto per completare questo puzzle, che è un puzzle dal mio punto di vista di ambizione straordinaria e che coinvolge appunto storicamente più potenze europee e sconvolge proprio l'assetto italiano. Il primo tassello, la prima tessera, il primo pezzo del puzzle lo mette qui davanti. Questa era l'ultima immagine con cui concludevamo le presentazioni della Vita del Diavolo. Questa è la costella di Sant'Ambrogio. Qui davanti, il 5, secondo altri il 6 maggio del 1385, accade qualcosa di clamoroso, di inaudito, che ebbe eco in tutto il mondo. Allora, scusate, che tra i due i rapporti non fossero idilliaci, tra Bernabò e Gian Galeazzo Visconti, due signori di Milano e di Lombardia, era risaputo. Entrambi, come vi ho detto, come appunto saprete se avete letto La Vipera del Diavolo, se conoscete storia milanese, entrambi brigavano per scalzare l'altro dal trono, ma i contemporanei avrebbero scommesso che a vincere questo scontro sarebbe stato Bernabò, perché era il più bellicoso, il più crudele, il più spietato, il più avvezzo a governare. Gian Galeazzo era giovane, sembrava tutto casa e chiesa, diremmo oggi, era votato alla fondazione di chiese, passava molto tempo in biblioteca, il suo precettore, uno dei suoi precettori è stato il Petrarca, aveva 900 volumi nella biblioteca a Pavia, che era la sua città preferita, quando pensiamo i Savoia, a quell'epoca ne avevano una ventina, lui ne aveva 900, curava lo studio, l'università di Pavia, che aveva fondato il padre, si circondava di poeti e di letterati, tutti non avrebbero mai, nessuno avrebbe mai pensato che appunto tra i due il vincitore nello scontro avrebbe prevalso lui. Invece che cosa accade? Accade che i rapporti sono deteriorati, ce lo dice che questi rapporti sono deteriorati storicamente, uno scambio epistolare tra i due parenti sovrani. In pratica Bernabò scrive a Gian Galeazzo e gli dice: guarda che nel 1383 siamo, guarda che il castellano di Monza, che è uno dei tuoi funzionari, dei tuoi uomini, mi ha rubato uno sparviero, un falcone. Sapete che i signori medievali erano molto gelosi degli sparvieri e dei falconi, perché amavano molto cacciare. Bernabò poi era molto geloso delle sue cose, quindi scrive al nipote: devi andare da questo funzionario di Monza, dal castellano di Monza, devi fartelo ridare perché è roba mia, senza scuse. Gian Galeazzo gli risponde: guarda, io non metto becco con i tuoi uomini, tu non mettere becco con i miei uomini, anzi smetti di scrivermi questo tipo di lettere, perché non troverai mai risposta. La controreplica di Bernabò per gli storici è il segnale che qualcosa si sta inclinando definitivamente, perché Bernabò gli scrive: sappi che io non sono più disposto a tollerare villanie, anzi d'ora in poi risponderò a villania con villania, e ti ricordo che io per molto meno ho ammazzato. Quindi questa lettera, questo scambio, per molti è l'inizio proprio della fine per questo rapporto già inclinato, per questa scomoda convivenza sul trono, dove trova Gian Galeazzo vestito da pellegrino per andare a Sacromonte, ma circondato da soldati e generali, i quali lo circondano, lui e i figli, e gli dicono: messere, voi siete prigioniero.
Bernabò, è grande Bernabò, il diavolo, guarda Gian Galeazzo negli occhi e dice: come? Tu osi farti traditore del tuo sangue? Osi fare questa cosa veramente? Lui dice: sì, caro mio. Fa arrestare lui e i cugini, li fa sbattere nelle segrete prima di Portagioia, Castello Sforzesco, poi Bernabò al castello di Trezzo, sull'Adda, dove li fa marcire, non vedranno mai più la luce. Quindi lui, con un colpo di stato fratricida, arresta l'altro ramo della famiglia e si prende il potere tutto per sé. La vipera della vipera e il diavolo si è trasformata in una serpe, in una maledetta serpe, come diranno i detrattori. Questa è la prima tessera di un mosaico che lui ha già in testa, che dal mio punto di vista è grandioso, è qualcosa di fenomenale, che nemmeno uno sceneggiatore, mettendosi in una camera per un mese a immaginare, potrebbe appunto trasformare poi in storia. Invece la storia è veramente andata così. Prima tessera di tante altre. Il colpo di stato fu talmente tanto eclatante, inaudito, che ovviamente rimbalzò su tutti i giornali, i media dell'epoca, attraverso i cantastorie. La rovina di Bernabò divenne materia appunto per i menestrelli che giravano per le piazze, per i mercati, per le corti, a raccontare i cosiddetti lamenti di Bernabò Visconti. Il signore potente, il sovrano crudele, spietato, che aveva osato umiliare papi e imperatori, che secondo la concezione medievale era stato ribassato dalla fortuna, no? La concezione della ruota che prima ti premia e poi basta un giro velocissimo e ti abbatte, ti manda in rovina. Così pensavano di Bernabò, ma si iniziava anche a dire: quella serpe del nipote lo ha infinocchiato, lo ha fatto arrestare e in barba a tutti, anche al diritto base, perché non è che aveva i diritti di poterlo fare, forzò la mano. Quindi si iniziò a dire per tutta Italia e anche per tutta Europa, a additare Gian Galeazzo come appunto una maledetta serpe. Gian Galeazzo vuole calcare la mano, vuole proprio innescare una vera e propria macchina del fango, dice: esagerate pure. E questi esagerano, ci infilano dentro sortilegi, malefici, malocchi, e quindi vengono fuori queste tre pagine di accuse di tutte le angherie, un resoconto delle angherie di Bernabò. Gli storici, il Cognasso ad esempio dice: accuse vere e verificabili alcune, altre completamente inventate. Gian Galeazzo le fa distribuire ai propri ambasciatori, che partono e vanno in tutte le città d'Italia e d'Europa a portare appunto questo elenco di malefatte di Bernabò, accompagnato da una lettera dove spiega: magnifici e carissimi amici, si rivolgeva così alle cancellerie dei principali potentati, sappiate che io non è che ho fatto quello che ho fatto per ambizione personale o perché mi girava, ma perché, e queste sono le prove, se non l'avessi fatto io il colpo di stato, lo avrebbe fatto lui. Quindi sono, come dire, stato motivato da questa minaccia. Ma non solo, lui, il concetto che vuole far passare è questo: io ho, come dire, aiutato anche voi, perché io ho salvato la cristianità da una piaga. Si presenta subito come il messia che è arrivato a liberare in qualche modo l'Italia da un tiranno, in questo caso Bernabò Visconti. Questo è l'altro tassello che mette subito dopo aver preso con la violenza il potere contro i suoi stessi parenti. Altra tessera del mosaico di Gian Galeazzo. Poi si deve accattivare il favore del popolo, ovviamente, perché molti sparteggiavano per Bernabò. Bernabò aveva i due palazzi preferiti, favoriti di Bernabò a Milano, erano la Rocchetta di Porta Romana, che aveva fatto costruire lui stesso, e la Canicani, la Casa dei Cani. Sono entrambe tra Porta Romana e Missori. La Casa dei Cani, perché, come saprete, Bernabò era anche un grande amante dei cani, ne aveva centinaia, migliaia, molti li teneva anche nel suo palazzo, quindi i milanesi chiamavano il palazzo di Bernabò la Casa dei Cani, la Casa dei Cani. Che cosa fa Gian Galeazzo? Apre i palazzi, dice al popolo: prego, saccheggiate subito dopo, nei giorni successivi al colpo di stato. Questi, assieme ai soldati, non si fanno pregare, ovviamente, danno a saccheggio tutto, e dicono gli storici, si ricavarono sei carri
pieni d'oro, d'argento, tra monete e vase successivo. Tessera successiva è quella di ricucire i rapporti con la Chiesa, perché già con i Visconti non andavano molto d'accordo con la Chiesa. Con Bernabò erano finiti sottoterra, scomunicato 3 volte, lussuriosissimo, infliggeva al clero, ai parroci, ai frati delle punizioni spietate, aveva umiliato gli ambasciatori del Papa che gli portarono la bolla di scomunica facendogliela mangiare, insomma, mandava le sue truppe all'assalto dei comuni guelfi, soprattutto di Bologna, li faceva saccheggiare, insomma, era un diavolo anche per la Chiesa, quindi i rapporti erano finiti sottoterra. Quindi Gian Galeazzo si premura di ricucirli, a gioco, a fortuna, perché in quel momento l'arcivescovo è pure suo cugino Antonio Cassaluzzo per parte di madre, e quindi, come dire, inizia a ricucire questi rapporti con le città europee. Avevano già la loro magnifica cattedrale, avevano iniziato a costruirla. In questo periodo, ad esempio, a Bologna si inizia a San Petronio, e quindi praticamente Gian Galeazzo, i milanesi in realtà volevano, speravano che arrivasse qualcuno a dire: adesso rifacciamo da zero la cattedrale, perché Milano merita una nuova cattedrale. Arriva Gian Galeazzo assieme appunto all'arcivescovo suo cugino Antonio da Saluzzo. Dare il via alla costruzione della cattedrale, oltre al gesto, comporta anche una serie di conseguenze proprio pratiche, economiche, perché per costruire una cattedrale bisogna lavorare, quindi si creano posti di lavoro, in sostanza. Si crea la veneranda fabbrica del Duomo. Gian Galeazzo stesso chiama a Milano architetti, ingegneri, scalpellini, vetrai, marmisti, che a centinaia arrivano appunto per lavorare a questa nuova cattedrale. E in più, che cosa fa? Dona alla veneranda fabbrica il materiale per poter erigere questa cattedrale nuova, che cavi di Candoglia. Fa rifare attraverso opere pubbliche, modifica la rete delle acque, creando anche il laghetto, no? Dove c'è adesso l'omonima mia dietro alla statale, in modo tale che appunto da Candoglia queste marmi arrivino alla veneranda fabbrica, dove gli operai della veneranda fabbrica appunto iniziano a costruire questa cattedrale, che darà ai milanesi lavoro e prestigio, ma che renderà anche gloria al suo fondatore, cioè a Gian Galeazzo Visconti, che appunto voleva un segno visibile e monumentale della potenza che aveva in mente di conquistare. Questi qua io ho voluto metterli perché questi qua sono le fotocopie degli indici di alcuni fra i maggiori manuali di storia medievale in uso in Italia, scusate, al liceo e anche all'università. Allora, il Ducato di Milano e le altre signorie dell'Italia settentrionale, tutto insieme 304-305, una pagina. Il Ducato di Milano, 242-244, due pagine. Poi ci sono i focus sui personaggi, due: Cosimo de' Medici e Cola di Rienzo. Con tutto il rispetto, io ne farei un terzo, Gian Galeazzo Visconti, però si diparte. Questo è un altro. La formazione del Ducato di Milano, una pagina. Il Ducato di Milano, 253-255, due pagine. Allora, io ovviamente, con tutto rispetto, magari poi sì, ci sono approfondimenti all'università, nei monografici, chi vuole se lo va a studiare su altri testi, però è un fatto che è una storia, dal mio punto di vista personalissimo, molto molto riduttiva, come dire, è studiata in un modo molto molto riduttivo. Però, come vi ho cercato di mostrarvi, ha dentro di sé tantissimo, tutti quegli ingredienti che potrebbero fare un brodo letterario saporito. Quindi per questo ho deciso di darle spazio, di romanzarla, di rendere onore nel bene o nel male alla nostra maledetta serpe, e io spero che concordiate con me, come dicevo sempre prima, se avrete la voglia e la pazienza di leggere il mio libro. Grazie. Bravo.